Nel mondo dei DPI una particolare importanza la rivestono i dispositivi anticaduta. Sovente nel mondo dell'edilizia in particolare l'utilizzo di queste particolari tipologie che rappresentano anche una profonda delicatezza nell'utilizzo e nella concezione. Ricordiamo che i dispositivi anticaduta vengono a livello di importanza successivamente ai dispositivi di protezione collettiva, quindi solo laddove i dispositivi di protezione collettiva non possono essere utilizzati vengono sostituiti dai dispositivi anticaduta. I più conosciuti sono quelli che normalmente vediamo utilizzare quando si montano ponteggi o si lavora su solai o su coperture. Troviamo dei caschetti particolarmente performanti, troviamo delle imbragature anticaduta proprio nate per ancorarsi al corpo dell'operatore, tutta una serie di altri sistemi di collegamento quali cordini che possono essere collegati a un dissipatore di energia laddove ci troviamo in condizione di caduta libera. I caschetti da utilizzare nei sistemi anticaduta sono caschetti sostanzialmente di derivazione alpinistica, hanno una calotta molto, molto ergonomica con una parte anteriore dotata di sistemi anche che possono essere mantenuti e sostituiti, un sottogola particolarmente ergonomico e fatto molto bene. Molto spesso hanno anche la possibilità, quasi sempre, di poter montare degli accessori quali visiere, autoprotettori, per integrare tutto il sistema e renderlo compatibile all'attività che si sta svolgendo. La scelta del dispositivo è una scelta del datore di lavoro, che quindi deve contestualizzare il dispositivo stesso alla necessità reale e operativa che troviamo appunto sul cantiere e adottare tutte queste attrezzature nel modo più mirato possibile all'attività che poi si va a svolgere. C'è un problema culturale sui dispositivi, spesso da parte degli operatori non c'è il giusto approccio in una cura, in una gestione che sia anche manutentiva, nel senso che spesso si confondono i dispositivi con altre attrezzature di più blando interesse, quando invece sono dispositivi, come nel caso degli anticaduta, sono dei dispositivi salvavita, quindi definiti di terza categoria, perché sono un po' come il paracadute del paracadutista, cioè nel momento in cui debbano entrare in funzione, speriamo mai, ma in quelle situazioni sono dispositivi di assoluta importanza. Per questo una crescita culturale auspicabile in cui tutti operino in maniera più performante per fare in modo che queste attrezzature siano gestite e tenute al massimo. Ricordiamo che hanno delle verifiche periodiche a cui sono soggette. Nel fascicolo tecnico che si trova all'interno della confezione nel momento in cui viene acquistato si trovano tutte queste indicazioni che poi devono essere messe in pratica. Quali sono le caratteristiche di un casco? Un casco deve proteggere da urti, proteggere da oggetti che cadono, ovviamente fino al limite di tenuta del collo, però fino a quel limite deve tenere, deve proteggere se un oggetto a punta cade sul casco, cadendo sul casco deve avere una certa distanza fra testa e calotta in modo che l'oggetto non arrivi a toccare il cranio, deve avere resistenza meccanica, deve avere capacità di deviare l'oggetto che è caduto. Del casco la parte fondamentale, la parte più visibile è la calotta. Calotta che è sempre tonda perché la figura tonda è più facile da produrre ed è più resistente. Classiche sono le nervature che fin dall'inizio della storia l'uomo ha aggiunto nervature al casco per aumentarne la resistenza. L'interno, il ragno di appoggio alla testa, oggi con i materiali sintetici è possibile avere delle parti leggere e molto resistenti. In origine c'era solo del cuoio che copriva un po' tutta la testa, quindi teneva molto caldo, quindi si rovinava molto in fretta. L'adattabilità, la misura del casco deve essere quella giusta per la mia testa. Oggi le plastiche permettono di produrre un articolo che vada bene, che sia adattabile a
tutte le misure di testa. Anticamente invece c'erano proprio le taglie casco per casco. Nelle produzioni militari venivano prodotte anche le calotte metalliche in misura e c'erano tutte le parti interne di ricambio per mantenerlo sempre aggiornato. Caschi ce ne sono di tanti tipi, i più caratteristici possono essere questo marrone da minatore polacco, quello di fianco bianco della protezione civile tedesca degli anni 60, che riprende la stessa forma dell'avvolgente della Wehrmacht, dell'esercito del 1940. Già allora avevano identificato questa forma che è ottimale. A fianco ci sono due caschi, uno in plastica e uno in alluminio, che hanno la stessa forma ma sono di epoche diverse, quindi quello in alluminio è degli anni 50, poi quando la tecnologia si è evoluta e ha permesso di utilizzare materiali meno costosi e più protettivi, più performanti, ecco le plastiche che hanno soppiantato i metalli. Procedendo da questo lato invece vediamo un casco accessoriato con cuffie. Accessoriato come tanti caschi possono essere, possono avere cuffie, possono avere visiere, possono avere telini coprinuca come questo rosso che ha un telino coprinuca in lana. È un casco che viene dall'Olanda, destinato ai pompieri nell'uso antincendio boschivo. Poi vediamo anche un casco con due lattine, questo necessita di spiegazione assolutamente. Il casco con le lattine, se si lavora in ambiente particolarmente caldo bisogna mantenersi dissetati con bevande appropriate. Quindi possibilmente non alcolici come invece notiamo qui nel campionario? Tasso zero. E poi c'è anche un cappello di paglia. Il cappello di paglia fa parte dei dispositivi di protezione individuale. Nel decreto del 1955, la pietra miliare della prevenzione infortuni italiana, uno dei primi articoli prevedeva che il datore di lavoro fornisse ai lavoratori un cappello di paglia per la protezione dal sole. Noi il cappello di paglia lo leghiamo all'idea della vacanza, ma il sole diventa impegnativo per chi sta 8 ore all'aperto. Siamo di fronte a una vetrina piena di dispositivi di protezione individuali. Intanto, da dove nasce la valutazione del rischio per poi appunto assumere queste precauzioni? Esattamente, e diciamo che prima c'è da fare un concetto di massima, ad analizzare questo concetto, che è la valutazione del rischio per ogni specifica attività lavorativa dell'impresa. Deve essere fatta ed è obbligo appunto del datore di lavoro e che sceglie appunto sulla base delle lavorazioni specifiche quali dispositivi andare ad adottare e dotare appunto i lavoratori. Possono essere dispositivi, anzi vanno privilegiati dispositivi di protezione collettiva. Nel caso il rischio non venga, diciamo, diminuito in maniera elevata, bisognerà per forza adottare appunto dispositivi di protezione individuale. Possiamo vedere in questa vetrina, partendo dall'alto, abbiamo una serie di dispositivi per la protezione per il capo, ad esempio questo caschetto, dove all'interno ritroviamo le varie caratteristiche, indicate appunto anche la data di scadenza e la data appunto di fabbricazione del dispositivo stesso. Concetti da tenere ben presente, perché come qualsiasi dispositivo, ad esempio questo caschetto, ogni attrezzatura ha una data di scadenza che dovrà essere verificata e una volta che il dispositivo appunto scadrà andrà dismesso. È molto importante proteggere le vie respiratorie, sempre previa analisi, appunto previa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro. In questo caso possiamo vedere una maschera filtrante, possiamo appunto ritrovare una protezione per il naso e per la bocca, quindi per le vie respiratorie. In questa maschera andrà inserito e predisposto un filtro, sia dalla parte sinistra sia dalla parte destra,
che in base alla valutazione del contesto ambientale, quindi in base agli agenti che possiamo avere all'interno dell'ambiente, potremo andare a inserire, a predisporre dei filtri solo ed esclusivamente per proteggere il lavoratore dalla polvere, oppure in caso di presenza di agenti chimici andremo a inserire e predisporre dei filtri sulla base appunto dell'agente chimico presente nell'ambiente. Vedo una mascherina anche comprensiva di occhiali. Sì. Diciamo che questa mascherina, chiamata maschera pienofacciale, appunto, lo dice la parola stessa, va a proteggere non solo le vie respiratorie, ma c'è una protezione completa del viso, quindi si protegge anche gli occhi. E questa mascherina, anche lei, andrà accessoriata di un filtro, o per la polvere o per agenti chimici. Però la maggior parte delle volte queste maschere pienofacciali le ritroviamo e assieme a un sistema per la respirazione, diciamo così, artificiale, ovvero dispositivo autorespiratore. Qui abbiamo un esempio di mascherina più semplice. Sì, quella che si vede di solito nel mondo appunto dell'edilizia è una mascherina per la protezione della polvere. E, la sua terminologia, diciamo, è indicata come FFP, con un numero a seguire che potrebbe essere un 1, un 2 o un 3. FF sta per facciale filtrante, ovviamente protezione della bocca e protezione del naso. La P sta per protezione e il numero a seguire è in base alla protezione che la mascherina riesce a dare all'operatore. L'1 sarà una mascherina molto semplice per protezione da polveri in generale, man mano si va avanti fino ad arrivare alla 3, che sarà una mascherina sicuramente con dei filamenti e degli intrecci del tessuto molto più fitti, e sarà una mascherina appunto per la protezione ad esempio delle polveri di amianto. Ecco, completiamo quindi diciamo la protezione della parte alta del corpo, quindi della testa, con le cuffie. Assolutamente, cuffie o chiamati otoprotettori appunto per la protezione dell'udito. Possiamo avere degli otoprotettori a chiamato archetto, ovvero un archetto di plastica con una parte in spugna che va inserita appunto in corrispondenza dell'orecchio. Oppure possiamo avere degli otoprotettori di questa tipologia che andranno schiacciati. Poi andrà posizionato il braccio in questa posizione in modo da tirare l'orecchio e poi inseriti all'interno, in modo che la spugna prenda e si gonfia e vada ad inserirsi correttamente all'interno dell'orecchio. Poi abbiamo in questo caso una cuffia con un archetto laterale, ovvero posteriore, in modo che può essere predisposto anche un caschetto, un elmetto al di sopra della nostra testa. L'ultimo otoprotettore è la classica cuffia che viene utilizzata la maggior parte delle volte nei contesti appunto edili. Il datore di lavoro, in seguito alla valutazione del rischio rumore, andrà a valutare la scelta di un indice di protezione più o meno alto per i propri lavoratori. Passiamo ora ai guanti, perché ne vedo di tipologie diverse, soprattutto si differenziano nei materiali, mi pare di capire. Assolutamente, si differenziano nei materiali e soprattutto si differenziano sulla base dell'applicazione specifica che andremo ad adottare, ad utilizzare. Ad esempio, partiamo da un primo guanto, un guanto classico, quello che viene utilizzato appunto nel mondo dell'edilizia per prevenire da danni di lieve entità, quindi aggressioni di tipo meccanico sulla mano. Mentre ci spostiamo negli ultimi due casi, che sono guanti per le aggressioni per prevenire le aggressioni chimiche, che vengono utilizzati appunto sulla base della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, andrà ad indicare in base alla sostanza utilizzata quale guanto specifico deve essere utilizzato nel contesto. Altro dispositivo particolarmente importante è la scarpa appunto antinfortunistica. Nel mondo dell'edilizia la scarpa che dovrà essere privilegiata sarà una scarpa con sicuramente un puntale per prevenire lo schiacciamento delle dita dei piedi, e poi dovrà essere sicuramente una scarpa con una suola performante in modo che garantisca eventuali scivolamenti dell'operatore stesso. Questa scarpa ha delle caratteristiche che sono indicate all'interno
della sua etichetta, la protezione per le dita dei piedi. Queste sono scarpe ad esempio anche antistatiche con un assorbitore tra virgolette di energia per gli urti al tallone, antiscivolo, e con una protezione aggiuntiva della suola per evitare eventuali perforazioni della pianta del piede. Tra i corsi a cura di IPLE vi vogliamo segnalare da lunedì 23 aprile 2018 corso di formazione per muratore, le tecniche di muratura. Da martedì 24 aprile formazione, aggiornamento e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Per qualsiasi informazione e approfondimento su corsi e seminari si può consultare il sito dell'IPLE www.edili.com in continuo aggiornamento. Si può seguire l'Istituto Edile di Bologna anche attraverso le pagine Facebook, LinkedIn e Google+. Potete inoltre rivedere tutte le nostre trasmissioni su YouTube al canale Edilizia Sicura.